Un artista deve essere fondamentalmente incoerente, deve essere esattamente l'opposto di quello che è stato il giorno prima per poter maturare, crescere e quindi deve anche poter deludere. Benvenuto. Stai per partecipare al questionario di Proust. 35 domande in rapida successione per rivelare la tua vera personalità. Una volta letta la domanda, avrai 5 secondi per rispondere o non rispondere prima di passare alla successiva. Terminate tutte le domande, avrai il tempo di riflettere sulle risposte e, nel caso, correggere il tiro. Qual è la tua idea di felicità perfetta? La mia idea di felicità è mare e famiglia, al mare con la mia famiglia, quello. E il mare soprattutto. Qual è la tua paura più grande? Il dolore e la malattia. Qual è il lato di te che fai più fatica ad accettare? L'insicurezza, che poi alla fine mi porta a una rigidità che non mi piace o anche a volte a una diffidenza, però nasce tutto dall'insicurezza. Qual è la caratteristica che meno ti piace negli altri? La falsità, la disonestà, anche la disonestà intellettuale mi infastidisce. Quale persona vivente ammiri di più? È una persona che non è famosa, si chiama Michele, ma è una persona che mi piace moltissimo. È un amico, ma è una persona che ha un modo di vivere la vita che mi piace molto. Capace di seguire le sue passioni, di farlo senza mai essere invasivo nei confronti del resto del mondo. Mi piace il suo modo di stare al mondo. Scherzando lo chiamo il mio vate. So anche che gli dà fastidio. La tua più grande stravaganza. Credo in questo momento, sia personale che storico, fare una vita normale, cioè non considerarmi, non so neanche se quello che io sto dicendo sia interessante, cioè penso anche che probabilmente uno non dovrebbe parlare. Parliamo talmente tanto, parliamo talmente tutti. Credo questo, cioè la mia più grande stravaganza è fare un mestiere che mi impone di essere sotto i riflettori, ma non pensare che in realtà sia particolarmente interessante il fatto che io ci sia, se non mentre faccio il mio lavoro. Se potessi far parlare solo quello sarei molto più contento. Qual è il tuo attuale stato d'animo? Grato, sono grato di quello che mi capita, sono grato di quello che faccio, sono grato di quello che ho, sono grato di quello che mi circonda e ogni giorno sono sempre più grato perché nulla particolarmente in questo momento è scontato e mi rendo perfettamente conto che non avrei mai sognato di essere qua, di fare quello che faccio, di essere arrivato a fare quello che faccio, di avere quello che ho nel senso più stretto del termine, cioè gli affetti che ho, la famiglia che ho. Qual è secondo te la virtù più sopravvalutata? La coerenza, soprattutto per un artista. Un artista è per sua natura incoerente, quando è coerente è noiosissimo. La coerenza non è neanche una virtù, probabilmente. Un artista deve essere fondamentalmente incoerente. Deve essere esattamente l'opposto di quello che è stato il giorno prima, per poter maturare, crescere. E quindi deve anche poter deludere. In che occasioni menti? Mi è capitato di mentire nelle occasioni in cui non mi sono sentito all'altezza delle cose. Un po', diciamo nella mia adolescenza tanto, e penso che sia anche un dato caratteristico dell'adolescenza, cioè quello di non sentirsi adeguati e quindi ti inventi un te particolare, però è stato anche da sempre un dato mio, anche fingere di essere ciò che non sei è una grande bugia. Poi però scopri che attraverso quella grande bugia sai rivelarti o ti rivela molto di più di quello che penseresti, come quando uno sgama che hai detto una bugia. Ma probabilmente ho finto di essere più benestante di quello che ero, ho finto di essere più figo di quello che ero agli occhi degli altri. Che cosa ti piace di meno nel tuo aspetto fisico? Un sacco di cose, un sacco di cose. Io non sono, per esempio, quando mi rivedo dico, ma sono pieno di nasi, di bocche, pieno di borse, però un po' me le sono guadagnate. Quale persona non avresti mai voluto essere? Non mi interessa il potere, non mi interessa chi
chi pensa che il suo successo sia avere potere sugli altri. E quindi tutti quelli che ti possono venire in mente, alcuni non li voglio neanche nominare. Qual è la qualità che più ti piace in una persona? L'onestà, l'allegria, la trasparenza, l'affidabilità, la tenacia. Qual è la qualità che ti fa innamorare? Gli occhi di una persona, il sorriso di una persona, l'intelligenza, la capacità di saper ironizzare, la capacità di saper accudire, la capacità di essere se stessi. Quali parole o frasi utilizzi eccessivamente? Cioè voglio dire, perché non sono una persona particolarmente sintetica, e quindi attacco delle pippe mostruose. Che cosa o chi è l'amore più grande della tua vita? Le mie figlie. Quando e dove sei stato più felice? Ci sono stati dei momenti in cui mi sono sorpreso di sentire una specie di rotondità, cioè nel momento in cui ero esattamente dove volevo essere, nel tempo e nello spazio in cui volevo essere, con le persone con cui volevo essere. Che talento vorresti avere? Vorrei avere un talento manuale per le cose, quelle proprio, capito, il falegname, l'artigiano, sapere aggiustare le cose. Quelle cose lì non so, proprio bravissimo, ecco. Se potessi cambiare una cosa di te stesso, quale sarebbe? Mi piacerebbe arrivare ad accettarmi per quello che sono. Accettare che magari questa cosa ti sia arrivata piuttosto che non ogni volta dovertela conquistare come se poi alla fine non fosse vera è un punto di vista importante. Come saper accettare le cose che la vita ti regala e che non erano quelle che avevi immaginato, no? Allora io invece ho un po' sempre la sindrome di quello che se la deve sudare. Qual è, secondo te, il tuo più grande successo fino a qui? Guarda, il mio più grande successo in assoluto penso che sia l'essere percepito per quello che sono. Dopodiché, se chiedi a me, rischio di essere un po' banale, però insomma, la mia compagna ed io abbiamo fatto due bei capolavori. Se dovessi morire o potessi tornare come una persona o una cosa, quale sarebbe? Un cane, senza dubbio, oppure una balena. Che quando vedo il mare o l'acqua faccio come i Labrador, proprio, cioè ho voglia di immergermi. Dove ti piacerebbe vivere? È banale ormai, l'avete detto, su un'isola, però che poi sono molto legato alla mia città. Roma mi piace, mi manca quando non ci sono. Qual è la cosa più preziosa che possiedi? Dal punto di vista materiale mi piace l'arte, un quadro. Poi c'è una bilancina che mi regalò mia mamma, che apparteneva a suo nonno. Mio padre aveva dei guanti che si metteva tutte le volte che guidava, quei guanti. Per il resto, se mi portassero via tutto, se mi portassero via queste cose, ci rimarrei molto male. Qual è, secondo te, la più profonda delle miserie? La mancanza di libertà, che non vuol dire poter fare sempre ciò che vuoi fare, ma l'impossibilità che tu possa farlo per dettami dati da altri penso che sia una grandissima miseria. E anche, e purtroppo questo mi spaventa un po', la solitudine. Cioè viviamo in un mondo che ti spinge sempre più a pensare che tu devi star bene da solo, e questa è una cosa secondo me contraria proprio alla natura dell'uomo, e invece per tanti motivi che sono legati a tante dinamiche ci fanno credere che prima di stare bene con un'altra persona dobbiamo star bene con noi stessi. Ma io, se non sto con un'altra persona, non so chi sono, come faccio a stare bene? Non mi interessa proprio. Quella è una grande miseria secondo me, cioè la letteratura di una miseria che ci viene raccontata come se fosse una ricchezza. E invece quella è la più grande miseria. Qual è la tua attività preferita? Ne ho tante. Leggere, andare al cinema, guardare film, cucinare. Qual è la tua caratteristica più marcata? L'umanità, l'empatia. Certe volte da ragazzino mi sembrava di sentire i pensieri delle persone in autobus. Un po' quella cosa ce l'ho, una specie di dimensione altra, di comprendere quello che muove le azioni delle persone, che ha a che fare anche con il mio mestiere, però ha a che fare anche col desiderio di far star bene gli altri. Che cosa apprezzi di più nei tuoi amici? La loro amicizia,
Apprezzo quindi la lealtà. Il bisogno. Che sembra una parola brutta. Invece no. Il bisogno di stare insieme. Quali sono i tuoi scrittori preferiti? Ne ho tanti. Anche lì. Da T.S. Eliot in poesia, piuttosto che Philip Dick, piuttosto che Sciascia. Chi è il tuo eroe di fantasia? Ma io sono sempre un po' stato affascinato dagli eroi secondari. Per cui, che ne so, ho avuto sempre una passione per Paperinik, per Super Chuck, capito? Tutti quelli che finivano con la K, non lo so. Con quale personaggio storico ti identifichi di più? No, non ce n'è uno. Sono tutte persone che hanno fatto qualche cosa di eroico, tra l'altro. Io non è che proprio, cioè, io vado alla posta, faccio la spesa. Chi sono i tuoi eroi nella vita reale? Sono le persone che non si fanno spegnere la passione dalle difficoltà. E quindi penso ad alcuni insegnanti di scuola pubblica, penso a medici e infermieri in condizioni difficili, penso agli studenti, ai ragazzi. In questo momento hanno dei messaggi esclusivamente di paura ed è una grande preoccupazione. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo dedicarci loro, dobbiamo metter loro in mano la responsabilità di farci vedere delle alternative. Anche perché sono tutt'altro che stupidi e tutt'altro, è molto diversi da come ce li immaginiamo. Per cui sono un po' i miei eroi. Quali sono i tuoi nomi preferiti? Greta e Lea ormai è ovvio. Mi sarebbe piaciuto chiamarmi Giulio, ci sono andato quasi vicino. Era vero che c'era la moda del doppio nome, no? Però Pier Francesco proprio è faticosissimo. Infatti tutti mi chiamano Picchio. E se tu mi chiami Picchio io mi giro, Pier Francesco faccio fatica a capire che stai parlando di me. Dentro di me io so Picchio. Qual è la cosa che proprio non sopporti? L'arroganza. Il tuo più grande rimorso? Guarda, non ce n'ho tantissimi. Più che altro sono delle domande, sai, quando comunque ci sono dei bivi nella vita, no? E mi chiedo chissà come sarebbe andata se avessi preso quella strada piuttosto che quell'altra. E dopodiché ce l'ho un rimorso che è stato però non dovuto alla mia volontà, che è quello di essere lontano quando mio papà morì. Però quella cosa lì è una cosa che mi rimane molto forte. Come vorresti morire? Ma credo di dire una banalità, però insomma non accorgendomene. Soprattutto mi auguro non di malattia, ecco. Se deve succedere, che succeda così. Però non è una cosa a cui penso tanto, obiettivamente. Né penso di voler essere eterno, cioè penso che a un certo punto uno se la sia pure guadagnata, cioè. Qual è il tuo motto? Sii gentile. Penso che sia, se non un motto che mi ripeto, una cosa che mi viene spontanea da agire. Adesso abbiamo finito il questionario. C'è una di queste risposte che vorresti cambiare? E chi se le ricorda? No. Ma scusa, sei proprio sicuro di voler rinascere balena? Beh, basta che non sto in Giappone.